Benvenuti in questa nuova sessione degli appuntamenti La formazione non si ferma, ideato da Novamont. Questa volta parleremo di alcuni esperimenti delle schede laboratoriali associate al kit VivaChem. In particolare, oggi parliamo di come si possono formare bioprodotti. Abbiamo pensato a due esperimenti, uno la formazione di un poliestere, ovvero la sintesi del polibutilene azelato, che però non possiamo fare in casa perché necessita di un vero laboratorio chimico e di attrezzature particolari. In casa possiamo invece fare l'esperimento della gelificazione dell'amido e quindi come fare una bioplastica molto rudimentale. Partendo proprio sfruttando le proprietà dell'amido. Torniamo quindi nuovamente all'amido, che è l'elemento che sta dentro le materie prime più semplici da poter utilizzare e di più facile reperimento, perché tutti questi esperimenti si caratterizzano, come detto, per semplicità, riproducibilità e sicurezza. E difatti, in casa ho messo il grembiule, guanti, occhiali e capelli legati. Che cos'è l'amido? L'amido è un polimero formato essenzialmente da amilopectina e amilosio. L'amilopectina è in forma ramificata, l'amilosio è in forma lineare. Lineare è avvolta ad alfa elica. Questa struttura fa sì che l'amido in natura non si trova sotto forma appunto di un materiale solido, quanto in forma cristallina. Questo è un amido commerciale, amido di mais, che si trova appunto in questa forma di polvere. Per capirne direttamente le proprietà anche native dell'amido, si può semplicemente mescolare con l'acqua, quindi fare una soluzione satura di acqua e amido, e vediamo che chiaramente una soluzione continua a essere liquida, ma ha già una particolare proprietà. Si chiama questa proprietà dell'amido in acqua di formare, l'amido ha la proprietà di formare un fluido non newtoniano. Perché? Perché inserendo molto lentamente le mani all'interno di questa soluzione noi sentiamo che è semplicemente acqua e amido, ma applicando una notevole forza noi sentiremo chiaramente l'effetto di un solido, è come fosse un solido. Questa proprietà è proprio dovuta al fatto che l'amido è un polimero e le catene dell'amido interagiscono tra di loro in modo anche abbastanza forte. Per i ragazzi più grandi posso dire con una rete di legame idrogeno molto, molto particolareggiata, aiutata anche dall'acqua. Per capirne però come può essere sfruttato da un punto di vista per esempio industriale, ma potenzialmente anche in cucina, facciamo questo esperimento che è la gelificazione. Strutturalmente la gelificazione può essere vista come praticamente una destrutturazione dell'amido che dalle catene ad alfa elica si aprono, si formano catene lineari che poi possono addirittura tornare indietro e riformarsi ad alfa elica, quindi tornare alla forma nativa. E quindi l'idea qual è? Cercare di aprire le catene il più possibile per renderle lineari, perché le catene lineari sono la base di ogni polimero, sia naturale sia sintetico, che poi va a formare un materiale. La cellulosa, per esempio, che è sempre un polimero di glucosio, è una catena lineare. Come si fa l'esperimento? Questa è la ricetta. Un cucchiaio di amido, 4 cucchiai di acqua che io andrò a fare. Sì, materiali, amido, come abbiamo detto, aceto, preso un colorante naturale, acqua e poi della carta da forno, un pentolino, un cucchiaio, un cucchiaino. Allora, dicevamo, quindi un cucchiaio abbondante di amido, 4 cucchiai di acqua, un cucchiaino di aceto
e un cucchiaino di glicerina. Ecco, la glicerina, che non avevo menzionato prima, funge da plastificante, cioè ci aiuterà a tenere il più possibile le catene dell'amido lineari e quindi a mantenere la forma di... ce ne metto, scusate, un altro po' perché non va bene giù. Mantenere la forma proprio di materiale solido successivamente. Aggiungiamo anche un po' di colorante per dare un po' di colore, colorante sempre alimentare, e poi mescolando andiamo a scaldare. Come dicevo, l'amido, la proprietà della gelificazione dell'amido è molto molto sfruttata in cucina. È sfruttata anche da, soprattutto in pasticceria, è il motivo per il quale la crema si addensa, poi anche si forma, per esempio, molto utilizzata per fare i bignè, che di fatto si fanno proprio in questo modo, facendo cuocere la farina, in quel caso che contiene molto amido, la farina di grano, con acqua, e poi si aggiunge chiaramente dell'uovo per dargli poi la sofficità. Si usa anche molto per la cucina cosiddetta molecolare. Ecco, ad un certo punto ve lo faccio vedere, perché molto molto velocemente tenderà a diventare solido, quindi dovete con vigore farlo. Si stacca dalle pareti, e ecco, ci siamo, si riporta nella sopra la carta da forno, si utilizza una spatola sopra la carta da forno. Io bagno la spatola così riesco a... E pian piano si riesce a fare questo film, film inteso come si dice per le bioplastiche, ovvero uno strato sottile di materiale. Chiaramente è molto grezzo, se si hanno bambini piccoli ci si possono fare vari oggetti. Vi faccio vedere come avevo fatto delle prove prima, ho fatto una pallina con poco, oppure mettendoci più colorante viene ancora più colorato, si può facilmente tagliare. Si possono fare usando anche dei stampini, si possono fare varie forme. E come vedete, ecco, rimane, vedete, molto più trasparente rispetto all'opacità dell'amido. Grazie dell'attenzione e ci vediamo per altri esperimenti.